una via a sasso verde illuminata per la prima volta nella storia, sovrastata dall'albero della vita con quattro bambini di varie nazionalità che si stagliano lungo l'asta e la riproduzione, scolpita sul legno, dei disegni dei piccoli ospiti di Casa Tevenin e la lancia d'oro creata per la 141esima edizione della giostra del Saracino dal maestro Francesco Conti sul bozzetto dell'architetto e rettore di Porta del Foro Roberto Felici. È molto più facile scolpire una figura, un elemento di decorazione, che fare un'architettura, che va rispettato le assonometrie, le prospettive, era molto difficile, e poi alla fine uno me la metto bene in testa, si tratta solo di eseguire e fare con una grossa concentrazione, ma la particolarità in assoluto, come abbiamo detto anche prima, è stata la cosa di aver fatto dipingere ai bambini l'asta. Questo devo dire mi gratifica molto, mi ricompensa per il sacrificio che ho fatto la parte di sotto, la liberazione di una certa mente di aver fatto dipingere l'asta ai bambini. La lancia è dedicata all'Istituto Tevenin, di cui nel 2020 ricorrevano i 150 anni. Come vedete, il 150esimo non è oggi, era 2 anni fa, ma fummo costretti allora a rinviare questa dedica per via del Covid e abbiamo tenuto duro, l'abbiamo ripresentata e grazie al bozzetto di Roberto Felici e alla mano felice del maestro Conti ne è venuto fuori un piccolo capolavoro, certamente non facile da realizzare ma molto significativo. È una lancia d'oro che è un riconoscimento dell'intera città, dell'intero mondo della giostra, la nostra istituzione. Le grandi cose le fanno chi ci lavora, chi tutti i giorni è vicino alla nostra realtà, per dare una seconda opportunità a chi attraversa un momento della vita un po' meno fortunato del nostro. Ci stiamo obiettivamente, senza troppa piaggeria, ci stiamo anche riuscendo e questa lancia è veramente un riconoscimento importante, doppio se pensiamo che è un recupero di una dedica che doveva essere fatta nel 2020.